Verbania si è ufficialmente candidata per ospitare una tappa del Giro d'Italia nel 2021, lo ha confermato la stessa sindaco Silvia Marchionini in un appassionato post su Facebook, nel quale ha voluto rimarcare gli straordinari risultati ottenuti da Filippo Ganna ed Elisa Longoborghini ai mondiali di Imola ed ha confermato di aver richiesto ad RCS Sport una frazione della Corsa Rosa, che peraltro in questo bizzarro 2020 inizierà sabato a Palermo, con una lettera indirizzata ed inviata in questi giorni al direttore dell'evento Mauro Vegni, anche se ci risulta che contatti ne fossero già intercorsi. Molte volte in passato il Giro d'Italia ha previsto l'arrivo in territori di atleti che hanno prodotto risultati importanti nella loro carriera, ha scritto il primo cittadino del capoluogo, per riconoscere un segno tangibile alla loro classe e bravura. Noi ci proveremo richiedendo un arrivo di tappa perché sarebbe un giusto riconoscimento ai due grandi atleti del VCO per la efficiente organizzazione locale che ha supportato la tappa Melide-Verbania, svoltasi giovedì 28 maggio 2015 con la bella vittoria del belga Philippe Gilbert e per la spettacolarità della tappa che le nostre bellezze paesaggistiche garantirebbero con lo splendido Lago Maggiore, il Parco Nazionale Val Grande, le isole Borromee, il giardino botanico di Villa Taranto, Villa San Remigio ed altre incredibili bellezze del paesaggio. Che questa sia una terra che sembra fatta per il turismo della bicicletta, con possibili percorsi su strade nei boschi, possibili reti di piste ciclabili e con salite e discese di ogni difficoltà è qualcosa di assodato. Ed allora è giusto provarci sull'onda di due giornate passate alla storia. Lo sport come volano per la promozione del territorio. Peraltro è noto che anche San Domenico di Varzo ci prova da almeno 3 anni. E allora perché non fare sistema? Perché non pensare addirittura a 2 tappe? Perché non fare del VCO un punto cardine del Giro 2021 se sono rose fioriranno in tutti i sensi?